Uomini e donne. L'ex fiamma di Gemma Galgani scatena i social. Il post malinconico. Pronto a tornare in trasmissione? Mancano pochi mesi al termine dell'attuale edizione di Uomini e donne e anche quest'anno, almeno per il momento, non sembra essere particolarmente fortunato per Gemma Galgani. Approdata in trasmissione nel lontano 2010, la dama torinese non ha mai smesso di credere nell'amore, nonostante le numerose delusioni ricevute. Con lo stesso entusiasmo di sempre, la regina del trono over si è messa in gioco anche negli ultimi mesi, ma, purtroppo per lei, nessuna conoscenza ha avuto il tanto atteso lieto fine. Anche l'ultima frequentazione, con Claudio, è finita male, col cavaliere che ha deciso di abbandonare lo studio, non sentendosi apprezzato dalla dama. Che, anche nel corso dei mesi passati, ha collezionato diversi rifiuti, uno dei quali ricevuto da un cavaliere per il quale provava un bel po' di interesse. Proprio lui, nelle scorse ore, ha parlato nuovamente di Gemma sul suo canale social, scatenando un bel po' di commenti tra i telespettatori del dating show di Canale 5. Gemma Galgani, l'ex cavaliere di Uomini e Donne, torna a parlare di lei. Cos'è successo? In attesa di scoprire se Gemma Galgani troverà la sua anima gemella prima della fine di questa stagione, un ex protagonista di Uomini e Donne ha ricordato la sua esperienza nel programma sui social. Un'esperienza durante la quale ha conosciuto anche la dama torinese, decidendo però di interrompere la conoscenza dopo poco, non sentendosi di andare oltre. Si tratta di Maurizio Laudicino, che, riportando un articolo di Blasting News It, ha condiviso sul suo Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia della Galgani. Un ritorno al passato che ha insospettito alcuni utenti, tanto da costringere Maurizio a fare chiarezza. Attraverso un commento apparso sotto al post, l'ex cavaliere si difende da chi lo accusa di cercare visibilità, spiegando di non aver mai più parlato del programma e di Gemma per mesi dopo la sua uscita di scena e di aver semplicemente condiviso un articolo a lui dedicato. Pensate che io abbia ambizioni di fare TV alla mia età? Siate seri e obiettivi e puntate il mirino sui bersagli giusti e non su chi ha avuto il coraggio di dire basta e uscire con le sue gambe, e di muovere critiche al momento opportuno, è stata la risposta piccata di Laudicino. Quest'ultimo aveva lasciato la trasmissione per seguire la dama Elena Di Brino, ma a telecamere spente la storia non ha avuto vita lunga, pur essendo rimasto tra loro un ottimo rapporto.